Quando rimase sola, Dorothy cominciò a provare appetito. Così andò alla credenza e si tagliò una fetta di pane, che spalmò di burro. Ne diede un poco a Toto e, dopo aver preso un secchio dallo scaffale, lo portò al ruscelletto e lo riempì di acqua limpida e lucente. Toto corse sotto gli alberi e si mise ad abbaiare agli uccelli sui rami. Dorothy gli corse dietro e vide pendere dai rami della frutta così deliziosa che ne colse qualche esemplare, trovando proprio quello che le ci voleva per completare la colazione. Poi tornò in casa e, dopo aver bevuto, imitata da Toto, un bel sorso di quell'acqua limpida e trasparente, cominciò i preparativi per il viaggio alla città di Smeraldo. Dorothy aveva soltanto un altro vestito, che per fortuna era in ordine e stava appeso a un gancio accanto al letto. Era di cotonina a quadretti bianchi e blu, e benché il blu fosse piuttosto sbiadito a forza di lavature, faceva ancora la sua figura. La bambina si lavò scrupolosamente, si mise il vestito chiaro di cotonina e si appuntò la cuffia rosa sul capo. Prese un canestrello e lo riempì di pane tolto dalla credenza, coprendolo infine con un panno bianco. Poi si guardò i piedi e notò quanto erano vecchie e lise le sue scarpe. «Non resisteranno di certo a un viaggio lungo, Toto», disse. E Toto la guardò in faccia con i suoi occhietti neri, scodinzolando come se avesse capito. Ma in quel momento Dorothy vide sul tavolo le scarpe d'argento già della strega dell'Est. «Chissà se mi stanno», disse Toto. «Sembrerebbero ideali per una lunga camminata, perché non si possono consumare». Si tolse le logore scarpine di cuoio e si provò quelle d'argento, che le stavano a pennello. A questo punto prese il cestino. «Andiamo, Toto, si va alla città di Smeraldo», a chiedere al grande Oz la strada per ritornare nel Kansas. Chiuse a chiave la porta di casa e ripose con cura la chiave nella tasca del vestito. E così si mise in cammino, con Toto che le trotterellava pacamente dietro. Di lì passavano numerose strade, ma non impiegò molto tempo a trovare quella lastricata di mattoni gialli. In capo a non molto, avanzava già a passo rapido verso la città di Smeraldo, con le scarpine d'argento che tintinnavano allegre sulla dura superficie stradale. Il sole splendeva limpido e gli uccelli cantavano dolcemente, e Dorothy non provava il minimo disagio, al contrario di quanto vi aspettereste da una bambinetta che fosse stata risucchiata all'improvviso dal proprio paese e deposta in mezzo a un territorio sconosciuto. Fu sorpresa, via via che procedeva, dalla spettacolare bellezza della campagna circostante. C'erano ai due lati della strada lindi steccati, dipinti di un bel color blu, e dietro quelli campi colmi di grano e vegetali. Evidentemente i Munchkin erano bravi agricoltori, capaci di far crescere messi abbondanti. Ogni tanto passava accanto a una casa, i cui abitanti si facevano sulla soglia a contemplarla e a salutarla, con profondi inchini, perché tutti sapevano che grazie a lei era stata annientata la strega malvagia e loro erano stati affrancati dalla schiavitù. Le case dei Munchkin erano abitazioni dall'aspetto singolare, tonde, con grandi cupole a mo' di tetto. Erano tutte dipinte di blu, perché in questo paese dell'Est il blu era il colore favorito. Verso sera, quando stanca della lunga camminata cominciava a chiedersi dove avrebbe passato la notte, Dorothy arrivò a una casa alquanto più grande delle altre. Sul prato verde davanti alla casa c'erano molti uomini e donne che ballavano. Cinque piccoli violinisti suonavano al massimo del volume e tutti ridevano e cantavano, e poco lontano c'era una gran tavola carica di frutta buonissima e noci e torte e dolci e molte altre cose buone da mangiare. Quella gente accolse Dorothy affabilmente e la invitò a cena e a passare la notte con loro, poiché quella era la casa di uno dei Munchkin più ricchi del paese, i cui amici erano venuti a festeggiare la liberazione dalla schiavitù della strega malvagia. Dorothy consumò un pasto sostanzioso, servito a tavola dal ricco Munchkin in persona, che si chiamava Bok. Poi si allungò su un divano e si mise a guardare i ballerini. Alla vista delle scarpe d'argento, Bok disse: «Tu devi essere una grande maga». «Perché?» chiese la bambina. «Perché hai le scarpe d'argento e hai ucciso la strega malvagia. E poi hai del bianco nel vestito, e il bianco lo portano solo le streghe e le maghe». «Il mio vestito è a quadretti bianchi e blu», disse Dorothy, rassettando una piega. «Sei stata gentile a metterlo», disse Bok.
Il blu è il colore dei Munchkin e il bianco è il colore delle streghe. Così sappiamo che sei una strega amica. Dorothy non sapeva cosa rispondere, perché a quanto pareva tutti la credevano una strega, mentre lei sapeva benissimo di non essere che una bambina qualunque, capitata in un paese straniero per via di un ciclone. Quando non ebbe più voglia di guardare le danze, Dorothy fu guidata dentro casa da Bock, che le assegnò una camera con un bel lettino. Le lenzuola erano di stoffa blu e Dorothy vi dormì saporitamente fino al mattino, con Toto rabbumitolato in terra accanto al letto, sopra un tappeto blu. Consumò una gagliarda colazione e guardò un piccolissimo bambino Munchkin giocare con Toto e tirargli la coda, gorgogliando e ridendo in un modo che la divertì molto. Toto suscitava sempre una gran curiosità in tutti, perché nessuno aveva mai visto un cane prima di allora. «Quanto è lontana la città di Smeraldo?» chiese la bambina. «Non lo so», rispose Bock serio, «perché non sono mai stato. È meglio girare al largo da Oz, a meno che non si abbiano questioni da trattare direttamente con lui. E poi la città di Smeraldo è lontana e ti ci vorranno molti giorni. Qui la campagna è ricca e amena, ma dovrai attraversare luoghi deserti e pericolosi prima di arrivare a destinazione». Questo preoccupò un poco Dorothy. D'altro canto, la bambina sapeva che solo il grande Oz avrebbe potuto aiutarla a ritornare nel Kansas e pertanto decise coraggiosamente di non desistere. Salutò gli amici e si rimise in cammino lungo la strada di mattoni gialli. Quando ebbe percorso parecchie miglia, pensò di fermarsi a riposare e pertanto si arrampicò in cima allo steccato accanto alla strada e vi si sedette. Al di là dello steccato c'era un vasto campo di grano con uno spaventapasseri infilato in cima a un palo, a tenere lontani gli uccelli dal grano maturo. Dorothy appoggiò il mento alla mano e guardò pensierosa lo spaventapasseri. Costui aveva a mo' di testa un sacchetto pieno di paglia, su cui erano stati dipinti occhi, naso e bocca per fare la faccia. Sopra gli avevano calcato un piccolo cappello blu a punta, già di proprietà di qualche Munchkin, e il corpo consisteva in un vestito blu, logoro e stinto, anch'esso riempito di paglia. Ai piedi aveva un paio di vecchi stivali bordati di blu, come quelli portati da tutti gli uomini del paese. E il tutto era sollevato sopra il livello delle spighe di grano mediante un palo che gli avevano conficcato nella schiena. Fissando il buffo viso dipinto dello spaventapasseri, Dorothy rimase sorpresa vedendo uno degli occhi che lentamente ammiccava. Sulle prime pensò di essersi sbagliata, perché gli spaventapasseri del Kansas l'occhietto non lo facevano mai. Ma ecco che quella sagoma le rivolse un cenno amichevole, chinando il capo. Allora la bambina scese dallo steccato e gli andò incontro, mentre Toto correva intorno al palo e abbaiava. «Buongiorno», disse lo spaventapasseri con voce alquanto roca. «Hai detto qualcosa?» chiese stupefatta la bambina. «Certo», rispose lo spaventapasseri, «come stai?» «Bene, grazie», rispose educatamente Dorothy. «E tu?» «Non mi sento troppo bene», disse lo spaventapasseri con un sorriso, «perché è noiosissimo stare notte e giorno infilzato quassù a spaventare i corvi». «Non puoi scendere?» chiese Dorothy. «No, ho il palo infilato nella schiena. Se me lo togliessi ti sarei infinitamente grato». Dorothy tese entrambe le mani e sfilò la sagoma dal palo. Imbottita di paglia com'era, non pesava quasi niente. «Moltissime grazie», disse lo spaventapasseri dopo essere stato posato in terra. «Mi sento un altro uomo». Queste parole resero perplessa Dorothy, alla quale pareva bizzarro sentir parlare un uomo imbottito e vederlo chinarsi e camminare al suo fianco. «Chi sei?» domandò lo spaventapasseri dopo essersi stirato e aver fatto uno sbadiglio. «E dove vai?» «Mi chiamo Dorothy», disse la bambina. «Sto andando alla città di Smeraldo a chiedere al grande Oz di rimandarmi nel Kansas». «Dov'è la città di Smeraldo?» indagò lui. «E chi è Oz?» «Come? Non lo sai?» ribatté lei sorpresa. «Ma che? Non so niente io, capisci? Sono piena di paglie, quindi non ho il cervello», rispose lui triste. «Oh», disse Dorothy, «mi dispiace molto per te». «Senti», chiese lui, «credi che se venissi con te alla città di Smeraldo il grande Oz mi darebbe un po' di cervello?» «Non ne ho idea», rispose la bambina, «ma puoi venire con me se ti va. Se poi Oz non ti darà il cervello, non sarai peggio di come stai adesso». «È vero», disse lo spaventapasseri. «Sai, il fatto di avere le gambe e le braccia piene di paglia non mi dispiace, perché così non mi faccio male. Se mi pestano i piedi o mi pungono con uno spillo, non fa niente,
perché non sento nulla. Però non voglio che mi diano del cretino se rimango con la testa piena di paglia, invece di avere un cervello come te, come faccio a sapere qualcosa? Ti capisco, disse la bambina sinceramente impietosita. Se vieni con me, chiederò a Oz di fare tutto quello che può per aiutarti. Grazie, rispose lui pieno di riconoscenza. Si misero sulla strada. Dorothy lo aiutò a scavalcare lo steccato e si avviarono lungo il selciato di mattoni gialli verso la città di Smeraldo. A Toto, sulle prime con suo nuovo membro della spedizione, non piacque. Annusò l'uomo di paglia come sospettando un nido di topi. E più volte gli rivolse ringhi poco amichevoli. Non gli badare, disse Dorothy al suo nuovo amico. Non morde. Oh, non mi fa paura, rispose lo spaventapasseri. Non può nuocere alla paglia. Dammi quel cesto, lo porto io. Non mi fa fatica. Io non posso stancarmi. Ti voglio dire un segreto. C'è una sola cosa al mondo di cui ho paura. E quale? Chiese Dorothy. Il Munchkin che ti ha costruito? No, rispose lo spaventapasseri. Un fiammifero acceso.